La dieta diventa golosa quando l'arte degli chef incontra la scienza. Ecco che oggi creiamo insieme un secondo piatto a base di zucchine e salmone, in cui inseriamo anche un tocco di provola affumicata, ma nelle giuste quantità, tali da dare gusto senza inserire troppi grassi saturi. Infatti questo piatto ha pochissimi grassi e pochissimi grassi saturi. Andiamo quindi a esaltare il sapore di questi tre ingredienti grazie anche all'aggiunta di erbette aromatiche. Lo chef Andrea Miceli ha scelto un contenitore rotondo dove sta inserendo zucchine, salmone, provola affumicata, le zucchine tagliate molto finemente con la mandolina, semplicemente a strati, e poi andiamo ad aggiungere delle erbette. Andrea, che erbette hai scelto per questa ricetta? In questa ricetta abbiamo scelto un po' di maggiorana che dà freschezza, del finocchietto selvatico e delle zeste di limone per esaltare il sapore del salmone. Un piatto che quindi possiamo realizzare in 2 minuti, facile, veloce, alla portata di tutti. Vi invito a provarlo immediatamente perché è un tripudio di sapori e allo stesso tempo di molecole della longevità. Gli omega 3 del salmone si incontrano con le vitamine e le fibre delle zucchine e con il tocco di gusto dato dalla provola. Quindi provatelo tutti e poi fateci sapere quanto avete rallegrato le tavole sapendo di aver portato a tavola un secondo piatto davvero ricco di benessere. Andiamo quindi, una volta creati tutti gli strati, ad infornare. E 5 minuti in forno a 180 gradi e il gioco è fatto. Allora, Chiara, vogliamo ricordare gli ingredienti di questa ricetta? Certamente, per ogni porzione abbiamo 100 g di zucchine, 40 g di salmone affumicato, 40 g di provola, scorzette di limone, erbe aromatiche, finocchietto, maggiorana e zero sale. Mi raccomando, non è necessario assolutamente aggiungere sale in questa ricetta in quanto già gli ingredienti sono di per sé saporiti.